sierologica per stabilire se fossero efficaci o se si dovesse rimandare un altro giorno. Quindi queste cose non sono state raccontate. E dire che le sappiamo, tempo, 3 minuti ho finito. Dire che queste cose le sappiamo è scorretto e sia allora anche un po' razzista, perché certe cose le abbiamo fatte perché la guerra era fatta contro i neri, i gas sono stati usati in Africa, non li abbiamo usati in Jugoslavia, non li abbiamo usati in Francia, non li abbiamo usati in Grecia. Un certo tipo di armi, un certo tipo di tratti nei confronti del nemico sono pratiche di una brutale occupazione militare che era basata sul razzismo. A differenza della Jugoslavia, chiudo perché ho fatto un recente incontro con Eric Gobetti che ha creato un sacco di stimoli, in Jugoslavia, ma anche in Alto Adige era proibito parlare un'altra lingua che non fosse l'italiano. In Jugoslavia era fuori legge parlare l'italiano, in Alto Adige non si poteva parlare il tedesco. I nomi dei paesi che trovate oggi nella provincia di Bolzano sono stati tutti inventati, non c'erano 70 anni fa. Ecco, in Etiopia la lingua locale in alcuni casi veniva usata per tradurre i bandi, simili a quelli graziani durante la nostra lotta di liberazione, ma era lui che li scriveva, per tradurre delle leggi di carattere razziale, e quindi l'amarico, l'oromo, il tigrino, l'arabo, erano lingue utilizzate nei manifesti, nei volantini, sui giornali, certo, ma per tradurre comunicazioni volte a separare i bianchi dai neri o per diffondere bandi o minacce vere e proprie. E beh, direi che mi hanno detto abbastanza. Grazie.